Terza puntata di questo ciclo dedicato alle banche, all'economia e alla finanza. Il video che state vedendo in grande rappresenta il valore di un fondo di investimento, quello del fondo della banca norvegese di gestione degli investimenti. Lo potete trovare tranquillamente all'indirizzo che vedete www.mbim.no. Napoli, Bologna, Imola, Milano.no. E come vedete le cifre si muovono molto rapidamente e questo è appunto il valore del fondo. È un video che userò spesso per farvi capire quanto i nuovi strumenti di finanza permettano ai capitali di aumentare, ma anche di diminuire velocemente. Vedete, in questo momento, infatti, sono parecchi secondi che sta diminuendo grandemente, adesso torna a salire. Ora, uno dei meccanismi, uno degli strumenti che si è inventata la finanza per fare le sue operazioni, ce lo facciamo spiegare direttamente dalla Consob. Per chi non la conoscesse, la Consob è un'autorità amministrativa pubblica, cioè è un ente pubblico, nel senso più, diciamo, veritiero del termine, è una parte effettiva dello Stato, un ente che è stato creato per legge per controllare, verificare la correttezza di ciò che si svolge nei mercati, nel mercato finanziario italiano, cioè è proprio l'organo di controllo del mercato finanziario italiano, quindi la borsa e altri organismi in cui si fanno operazioni appunto finanziarie. Quindi un ente assolutamente pubblico, quindi è il massimo, diciamo, dell'imparzialità sul tema, su quale tema? Della leva finanziaria, perché come vedete sono nel sito della Consob, appunto, e c'è un capitoletto dedicato, anche abbastanza, insomma, corposetto, sufficientemente nel dettaglio, per spiegare quello che è in realtà una cosa estremamente semplice, cioè il fatto che io come investitore, un qualsiasi soggetto che voglia investire nei mercati e che abbia a disposizione una certa cifra, poniamo 100 euro, ma è solo un esempio, può andare direttamente nel mercato con questi 100 euro e fare operazioni, comprare oro, comprare titoli, comprare azioni con questi 100 euro che ha in mano. Guadagnerà, perderà a seconda di avere, diciamo così, puntato sul cavallo giusto, quindi di aver azzeccato la previsione. Questa è l'operazione più semplice. Altrimenti, questa stessa persona, sempre con questi 100 euro in mano, può andare da un intermediario, una banca, un fondo di investimento, un hedge fund, e dire: ok, io ho questi 100 euro in mano. Quel soggetto, questo intermediario finanziario, gli dirà: benissimo, tu dammi questi 100 euro, io ne metto di miei altri 900, quindi tipicamente la leva diventa 10 a 1, perché dai 100 euro originali si passa a 1000 perché l'intermediario finanziario ci mette gli altri 900. E quindi se io azzecco, e se viene azzeccato l'investimento, io guadagno molto di più, perché anziché aver appunto investito 100 euro, ne ho investiti virtualmente 1000, ma avendone a disposizione solo 100. Però attenzione, se ho indovinato la previsione, guadagno molto. Se non l'ho indovinata, perdo molto e dovrò rimborsare il soggetto che mi aveva prestato quel denaro per moltiplicare il mio. Questa è la leva, che qualcuno mi ha prestato dei soldi per moltiplicare i miei. Non c'è nulla di magico e, come sempre, non c'è nessun pasto gratis. Non c'è nessun pasto gratis. La banca diventa co-scommettitrice con te, perché se ti va bene l'operazione guadagnerà anche lei. Se va male, tu comunque sei obbligato a rimborsare il prestito che la banca ti ha fatto. E questa
è la prima lezione, anche quella diciamo definitiva, di leggere molto bene quando un qualsiasi soggetto ti propone di investire i tuoi risparmi e ti dice la solita frase: io te li moltiplicherò. Attenzione, leggetevi molto bene il contratto, perché quasi sempre ci sarà scritto che se le cose vanno male tu dovrai metterci i soldi che sono stati persi, tu dovrai rimborsarli, non quel soggetto che ti ha proposto l'investimento. Nel contratto, magari scritto in piccolo, magari scritto in burocratese, ci sarà scritto che se l'operazione non va bene, cioè va male, tu dovrai mettere i soldi persi. Attenzione, perché la storia recente ci insegna che pochissimi sono in grado di capire questo semplice ragionamento, che ribadisco deriva dal fatto che nessun pasto è gratis, nessuno ti garantisce un guadagno se non è coperto dal fatto che tu garantisci l'eventuale perdita. La banca non può garantirti un guadagno se non facendoti firmare un contratto nel quale tu garantisci l'eventuale perdita, che non è affatto improbabile. Non è affatto improbabile. Ora, detto questo, per completezza, si usa il termine leva finanziaria anche per capire quanto un'azienda è indebitata. Questo quindi è, diciamo, il significato aziendale, nella finanza aziendale. Quindi stiamo parlando di un'altra cosa rispetto all'investimento in un mercato finanziario, ma ripeto, ve lo dico solo per completezza di informazione. Il termine leva finanziaria, come vedete, è utilizzato con riferimento a un dato investimento o attività e denota il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto di un'impresa, cioè quanto un'impresa fa ricorso ai prestiti per stare in piedi, quanto è indebitata. Pensate un po' quale concetto incredibile. Però vi faccio vedere questa pagina di Wikipedia anche per farvi vedere come i famigerati hedge fund, di cui avrete sentito parlare spesso, utilizzano moltissimo questa leva finanziaria, e voi adesso avete capito che cos'è. Addirittura io vi ho fatto l'esempio 10-1, ma loro la utilizzano anche 1000-1. Quindi capite che certo possono realizzare grossi guadagni, ma possono realizzare anche enormi perdite che, ripeto, sarà l'investitore a dover pagare. Non è certo il fondo non è così sprovveduto da farvi firmare un contratto nel quale lui si accolla alle eventuali perdite. Lui certamente parteciperà agli eventuali guadagni, ma altrettanto certamente si copre su di voi facendovi firmare chiaramente una clausola del contratto nel quale è scritto che se l'operazione va male voi dovrete pagare le perdite. Ora, come ha detto, se voi scorrete i titoli dei giornali vedrete che questo tipo di truffe o comunque di operazioni estremamente rischiose sono estremamente comuni. Bene, questo era il meccanismo della leva finanziaria, qualcosa che vi verrà venduto come un miracolo della finanza, ma non è assolutamente così. È un semplice modo per cui si fa passare un prestito per qualcosa di miracoloso, ma è solo un prestito. Ora, nelle prossime settimane farò altre puntate. Ricordo che chi volesse già anticiparsi e conoscere molto di più trova nel mio blog personale tracce tutta una serie di informazioni su quella che ribadisco essere la soluzione, cioè la finanza etica, che in Italia è rappresentata al momento da un'unica banca che non fa questo tipo di operazioni che vi ho proposto, che vi ho spiegato. Cioè, volevo dire che non vi proporrà mai, per quello mi è venuto il verbo proporre, non vi proporrà mai questo tipo di operazioni che vi ho spiegato, proprio perché sono estremamente rischiose e assolutamente non etiche
non etiche, perché non si crea vera ricchezza così, ma si fanno solo scommesse, si fanno solo scommesse. Queste cose vengono spiegate anche in tutta una serie di libri che trovate riassunti, perché qui io metto i riassunti, siamo sempre nel mio blog privato Tracce. Qui ci sono i riassunti di una cinquantina di libri, di cui 6-7 parlano appunto di banche e spiegano ulteriormente quanto vi ho detto. Mentre in generale, per chi volesse conoscere la mia attività nei 10 anni che sono stato in Senato, la trova in questo libro totalmente gratuito, che è un assolutamente un resoconto, è un resoconto in formato digitale, quindi è diviso in capitoli, con tutta una serie di link che vi portano alla fonte ufficiale di quanto descrivo, e con, vedete, ogni scritta blu sono appunto link che portano alle fonti ufficiali, e con anche la possibilità di fare ricerche per parole chiave, per cui se a me interessa una determinata parola, tipo comunità energetica, faccio per dire, trovate in un istante tutte le parti del libro in cui si parla di comunità energetica, ma è solamente un esempio. Bene, detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.